Vi chiedo, innanzitutto, come state? Beh, io potrei stare meglio, ma sono contento che i miei compari stiano bene, quindi a questo punto passo il microfono. Un generale bene. No, allora, carichi anche dopo il concerto. Sì, veramente figo, veramente figo. Riprendo da un articolo di Dischi del Momento di ottobre questa frase, questa domanda. Ossia, cosa sarebbe successo se i Power Trip fossero nati in Emilia invece che in Texas? Mangerebbero un sacco di tortellini, nel nostro caso, e nello specifico di salame da sugo, perché essendo noi di Ferrara, il tortellino ormai o cappelletto è sdoganato in tutta l'Emilia Romagna, ma da noi abbiamo la nostra particolarità. No, ecco. In realtà ti dirò, io vado abbastanza contro questa affermazione, perché in realtà, vabbè sì, magari la voce è abbastanza power tripposa, ma a livello di sound credo che in realtà non c'entri abbastanza, cioè non c'entri un cazzo con i power trip, nel senso che secondo me è qualcosa di molto più New York hardcore oriented come sound, mentre i power trip sono molto più... Yes. Crossover trash, cioè proprio il trash un pochino più classico. Noi credo che forse c'è la voce, la mia voce potrebbe essere accostata a loro, ma il resto... Infatti volevo chiedervi, in realtà, a partire da questo, di brevemente parlarci un po' di voi, da voi, e sentire quello che, insomma, è la storia del vostro gruppo. Del gruppo rock. Il nostro gruppo, la band, nasce 4-5 anni fa ormai. E vabbè, abbiamo avuto qualche cambio di line up, uno molto recente che è entrato Priz al posto di Nick, che è stato con noi fino a sei mesi fa, e l'idea era di fare qualcosa di un pochino più, di molto più pesante rispetto a quello che facevamo già con le altre nostre band, e che erano principalmente legate all'ambito trash metal o comunque del metal. E in città in realtà c'è sempre stata una, da noi a Ferrara c'è sempre stata una grande, un buon fermento, una buona serie di musicisti che gravitavano nell'orbita hardcore, noi compresi, anche se non abbiamo mai suonato hardcore in prima persona fino a 4-5 anni fa, quando abbiamo messo sulla band. In realtà Sanso aveva già un altro paio di band, Busted Out e i Dig, però sì, volevamo fare qualcosa un pochino più pesante, di base quello, l'idea era quella. Yes. Infatti la prossima domanda era legato proprio al fatto che molti di voi suonano in altre band locali, appunto dei Silver, che sono stati qui a Sherwood la scorsa settimana ai Game Over, e quindi, appunto, riuscite a tenere separati questi progetti o sentite che in qualche modo il lavoro delle varie band che avete influenza lo stile di questa? Allora, secondo me, riusciamo a tenere abbastanza separata ogni band l'una dall'altra, ma credo che comunque involontariamente un minimo di contaminazione ci sia. Ma per il semplice motivo che è normale, cioè siamo tutte persone che vengono da un background comune che include sia il metal che l'hardcore, e quindi involontariamente ci contaminiamo tra di noi, credo che sia normale. Poi è ovvio che ogni band vuole mantenere una sua identità, vuole mantenere la sua proposta, e in fase di composizione cerchiamo di mantenere a focus quello che vuole essere la nostra proposta, e cerchiamo di non essere, di dire ok, stiamo andando troppo in una certa direzione rispetto a quella che è la nostra, e riprendiamo un attimo la quadra. Però credo che il buon Ale qua possa condividere, ma anche gli altri, perché comunque anche Seddi suona da 20 anni anche lui hardcore in altre band ferraresi, ed è spaziato dal metalcore all'hardcore un pochino più moderno. Priz anche lui sono 15 anni che suona in altre formazioni ferraresi e bolognesi, quindi comunque, cioè, ognuno ha il suo background e ognuno di noi porta la sua esperienza e involontariamente anche influenza quello che facciamo. L'importante è avere la propria identità, secondo me, e cercare di essere coerenti con la propria identità a livello di sound, ecco, e di proposta.
Assolutamente, poi io sono pro contaminazione, lo trovo molto molto interessante. E parlando invece del vostro EP Sanctified Darkness, che è uscito il 10 ottobre, è stato appunto distribuito solamente nel formato della cassetta e addirittura in un numero limitato di 100 copie. E come mai avete scelto questo formato, che in realtà appunto si è in qualche modo diffuso, si sta diffondendo in questo genere? Avete deciso di diventare quasi già immediatamente oggetto di culto del metal underground? Allora, vuoi la vera verità? La vera verità è che l'etichetta ci ha detto: allora, io vi stampo l'audiocassetta, se no vi attaccate al cazzo. E quindi ho detto: allora stampaci l'audiocassetta, l'audiocassetta. E poi costano meno rispetto ai vinili. No, no, è che sì, la proposta è stata dall'etichetta di stampare l'audiocassetta, e quindi ho detto va bene l'audiocassetta. Sicuramente un supporto migliore del CD, a nostro avviso, ma perché? Perché tanto ad oggi, onestamente, chi cazzo è che ascolta più la musica in CD, vinile, cassetta? Nessuno. Perché l'ascoltano tutti su Spotify, tranne Andrea che dice che ascolta ancora. In cassetta l'ascolta ancora non mangia cassette, è grandissimo. No, però nessuno ascolta più, o comunque molto pochi, tutti ascoltano su Spotify o YouTube o quel cazzo che è. E quindi tanto vale fare qualcosa che sia un oggetto di collezione, che chi veramente vuole supportare la band può acquistare a un prezzo accessibile. Quindi l'audiocassetta è quello, sicuramente è un buon match. Dopodiché c'è il vinile, il CD secondo me deve passare ancora un po' di tempo prima che diventi oggetto di culto, è ancora troppo giovane come supporto per essere oggetto di culto, però ci sono comunque quelli che lo comprano e ce lo chiedono, ma noi non ce l'abbiamo, quindi che cazzo volete? Esatto, assolutamente corretto tutto. Invece questa frase che leggerò: if they were on triple B or whatever, you will get crazy about them. L'ha riportata appunto la vostra etichetta per presentare Sanctified Darkness appunto su Instagram. E effettivamente in Italia forse c'è meno giro di band crossover come la vostra rispetto appunto ad altri paesi in cui magari questo genere, il vostro genere, che è un mix di trash e hardcore, è un po' più comune appunto in questi paesi. Siete d'accordo con quanto detto appunto anche dalla vostra etichetta, o ritenete che qui, e un po' già in parte avete risposto per il panorama ferrarese, a quanto pare ci sia comunque un giro di band a voi affini anche appunto qui in Italia? Allora, domanda un po'... cioè, in realtà ti direi... non so se c'è giro per una proposta come la nostra in Italia, probabilmente sì, dipende dal tipo di esposizione che riesce a avere la band. Più riesci ad avere esposizione, più persone riescono ad accedere alla tua musica, e più puoi ottenere consenso o disprezzo nel caso dovessi far cagare a qualcuno. Sicuramente è un discorso estremamente complicato, che staremo qua giorni, forse settimane per affrontarlo. Certo è che secondo me, se fossimo magari americani o fossimo inglesi, probabilmente avremmo una percezione diversa, saremmo presi forse più seriamente, perché in Occidente, come, e non solo in Occidente, le band americane, le band inglesi sono viste in maniera più appetibile, forse. Cioè, esce una band americana, tu dici: oh cazzo, è uscito un nuovo disco. Esce una band italiana: oh, è uscito il coso, l'hai sentito? No, ah vabbè, bella, amen. Esatto. Sembra un po' un percepito come underground, no? Sì, cioè, secondo me, perché forse, nonostante in Italia comunque la storia hardcore sia della scena hardcore sia paragonabile a quella di altri paesi, sono più importante, perché comunque in Italia già dagli anni 80 avevamo una delle scene hardcore più importanti al mondo. Non lo so, io credo che ci siano comunque tutti i presupposti e gli strumenti per poter fare robe molto fighe anche in Italia, e lo dico perché vedo band al di fuori del genere hardcore che stanno facendo grandi cose. Ti dico i Fulci, per dire, perché sono quelli che all'estero al momento stanno avendo un grande riscontro. Quindi secondo me è una cosa che si può fare anche in Italia, dipende solo dal tipo di esposizione che riesce a avere la band. Assolutamente. Poi io sono stato molto colpito e contento che il pubblico questa sera è molto giovane, quindi ci fa ben sperare, non so. È perché vedono persone molto giovani, quindi dico: andiamo a vedere i nostri coetanei. Bambini, allora, bambini, mettiamola così. Infanti. E che cazzo fate?
In chiusura, appunto, vi faccio questa domanda rivolta al futuro, perché appunto avete all'attivo un EP e una demo del 2019. Prevedete di appunto dare alle stampe un vero e proprio album nel prossimo futuro? Appunto, non ce l'avete ancora in cantiere, oppure per ora siete in pace con la cassetta? E... No, noi cioè, in realtà, basta, abbiamo dato quello che doveva andare, buono, adesso... Sì, quello, il massimo che potevamo fare l'abbiamo fatto. No, in realtà stiamo già facendo roba, cioè abbiamo un bel po' di pezzi in cantiere e stiamo lavorando per dare una forma un pochino più concreta a tutto questo. Vorrei, cioè, se tutto va secondo i piani, entro fine anno vorremmo registrare un paio di pezzi così per dare, buttare fuori qualcosa di nuovo, e il disco sicuramente è una cosa che abbiamo in programma di fare appena qualcuno vorrà prenderci sotto la sua ala protettrice e buttare fuori qualcosa di nostro. In questo momento dovresti guardare in camera e dire: ehi, tu, lo dice Priz. Ehi tu, etichetta, siamo pronti. C'è del materiale. Ci servono i soldi, siamo poveri. Quindi c'è del materiale, c'è la voglia, voi spaccate, etichette, ascoltateci, ascoltateli, e vi ringrazio di essere stati qui, è stato molto bello e vi aspettiamo presto. Dai, grazie a voi, raga.